Un saluto a tutti e benvenuti a questa edizione del nostro TG. In apertura parliamo di cronaca politico-amministrativa all'indomani della bagarre in consiglio comunale, a seguito della quale quattro consiglieri comunali, Angelo Bonelli, Dante Capriulo, Gianni Liviano e Francesco Venere, hanno richiesto al prefetto lo scioglimento dello stesso consiglio per sospette infiltrazioni mafiose. Il gruppo di Forza Italia al comune di Taranto ritiene che su questioni di tale portata, che hanno fortemente scosso l'opinione pubblica, che la cittadinanza rappresentata debba essere volontà comune a tutte le forze politiche, senza distinguo alcuno, garantire una discussione pubblica su quanto emerso al fine di fare chiarezza. A tal proposito, poiché ciò non è stato possibile nell'ultima seduta di consiglio, per ragioni regolamentari, i consiglieri comunali di Forza Italia hanno formalizzato una richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale, finalizzata a una indifferibile discussione e relazione da parte del sindaco di Taranto, anche al fine di arginare azioni strumentali che inevitabilmente delegittimano il Consiglio comunale nella sua interezza. Ci occupiamo adesso della questione porto. Ripartono i lavori di riqualificazione e ammodernamento al porto di Taranto, sbloccati dalla decisione del TAR di Lecce di respingere il ricorso con istanza cautelare della Cantieri Costruzioni Cemento SPA, revocato il sit-in dei lavoratori portuali. Sentite. Il TAR di Lecce respinge l'istanza cautelare chiesta da Cantieri Costruzioni Cemento avverso i provvedimenti dell'autorità portuale di Taranto, con cui veniva annullato ad ufficio l'aggiudicazione nei confronti della SPA per assegnare in via definitiva gli interventi al consorzio stabile Grandi Lavori. Parliamo di interventi di riqualificazione del molo polisettoriale e di ammodernamento della banchina di ormeggio al porto ionico, sinora bloccati per questo motivo. Con questa ordinanza il TAR ritiene legittimo l'operato dell'amministrazione e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 novembre. Il presidente dell'Authority, Sergio Prete, dichiara la propria viva soddisfazione per il tanto atteso esito del giudizio, che finalmente consente la ripresa dei lavori. Infatti, con specifica disposizione dell'autorità portuale, sono state immediatamente riprese le attività di cantiere sul molo polisettoriale. Il presidente ha voluto inoltre condividere la notizia con i lavoratori di TCT, che hanno interrotto la manifestazione pacifica tenuta per settimane vicino alla sede dell'autorità portuale, anche allo scopo di tenere alta l'attenzione sulle alternanti vicende del terminal contenitori del porto di Taranto. L'esito dell'ordinanza del TAR è di particolare rilevanza, oltre che per i contenuti, anche ai fini dell'incontro che sarà convocato nei prossimi giorni e si terrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i firmatari dell'accordo generale per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato di emergenza socio-economico-ambientale del 2012. Fit CGIL, Fit CISL e Will Trasporti, intanto, in ossequio alle intese raggiunte con il prefetto di Taranto e alla luce delle determinazioni del TAR di Lecce in merito alla sospensiva dei lavori di infrastrutturazione del terminal container, revocano il sit-in dei lavoratori portuali. E nell'attesa della definitiva convocazione dell'incontro presso la Presidenza del Consiglio, al quale le organizzazioni sindacali intendono partecipare con una delegazione di lavoratori, vi sarà una postazione per la raccolta delle adesioni a tale iniziativa nel parcheggio antistante Taranto Container Terminal dalle 8 alle 12 a partire dal 10 ottobre sino al 14. E sulla decisione del TAR riguardante i lavori nel porto di Taranto è intervenuto il sindaco Ezio Stefano, che ha subito voluto condividere la notizia con il presidente del Consiglio Comunale Piero Bitetti, al quale ha inoltre comunicato che nelle prossime ore sarà anche ufficializzata la convocazione da parte del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dottor Giuliano Del Rio, per discutere a Roma sullo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto ed il superamento dello stato di emergenza. Sull'argomento c'è anche una nota a firma del consigliere regionale del PD Michele Mazzarano, che scrive: la decisione del TAR di Lecce mette, si spera, la parola fine ad un lungo periodo di attesa caratterizzato da ricorsi, controricorsi, tempi morti, sentenze della giustizia amministrativa che hanno ritardato l'avvio dei lavori necessari per il porto e lo sviluppo della sua vocazione industriale e commerciale. Ora si auspica, prosegue Mazzarano, visti i poteri straordinari attribuiti al presidente dell'autorità portuale, che ha anche funzioni commissariali, una vistosa accelerazione, il rispetto del cronoprogramma su cui si è accumulato notevole ritardo. Si spera, chiude Mazzarano, che anche le importanti e significative opere di dragaggio dei fondi
fondali vedano quanto prima l'avvio e la realizzazione. Per Calmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti Taranto, c'è soddisfazione per la sentenza. Finalmente il TAR sblocca la possibilità di far ripartire i lavori al porto di Taranto. Scrive: avviati e subito sospesi, e permetterà di partecipare nei prossimi giorni all'incontro a Roma con il governo e gli azionisti della Taranto Terminal Container per rimodulare e sottoscrivere un nuovo accordo che fissi, oltre che gli obblighi delle parti pubbliche in relazione ai tempi per la infrastrutturazione del terminal, anche gli impegni del terminalista TCT che dell'armatore Evergreen sui futuri carichi di lavoro da allineare ai suddetti tempi per la infrastrutturazione che l'autorità portuale si è già impegnata ancora una volta a ridurre al massimo. Nei prossimi giorni, prosegue Sasso, a Roma, nell'incontro alla Presidenza del Consiglio, cui parteciperanno anche i sindacati, si capiranno in maniera definitiva le volontà del terminalista e soprattutto dell'armatore, con i sindacati a Roma una folta rappresentanza di lavoratori. Andiamo avanti. Questa mattina, presso la sede arcivescovile, Monsignor Filippo Santoro ha accolto due dipendenti, Giuseppe Di Stefano e Roberto Nigro, della Taranto Container Terminal S.P.A. per la situazione relativa all'incertezza del futuro del terminal container ionico. L'incontro è nato dopo la richiesta di una parte dei dipendenti TCT S.P.A. che il Vescovo ha accolto. L'arcivescovo ha espresso la sua solidarietà ai dipendenti tutti, alle rispettive famiglie, auspicando che la burocrazia istituzionale possa snellirsi per poter ritornare poi alla normale operatività del terminal contenitori. Il servizio è di Angela Tanzarella. All'indomani dell'annuncio dell'immediato avvio dei lavori di cantierizzazione nel porto di Taranto a seguito della recente sentenza del TAR di Lecce, l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, ha incontrato un gruppo di lavoratori della Taranto Container Terminal. Dopo aver appreso la notizia della sentenza del TAR di Lecce e l'annuncio dell'avvio delle opere di cantierizzazione, i lavoratori hanno sospeso il presidio permanente. L'incontro è stato innanzitutto desiderato da loro e da me. Quando hanno chiesto di venire ho detto senz'altro, perché io condivido il dramma umano di queste persone che desiderano che un punto importante, chiave per la vita di Taranto come il porto, e il TCT in questo svolge un ruolo importante, possa superare le lentezze burocratiche. Allora l'incontro col Vescovo è prima di tutto una vicinanza a loro, umana, alle famiglie, al dramma, alla vita, e poi anche un'attenzione a che la burocrazia non blocchi uno dei punti più importanti nella vita della nostra città, e che quindi si dia speranza e solidarietà e vicinanza ai lavoratori. E quel che è il mio compito non è trovare le soluzioni tecniche, qui ci sono i tecnici che lo devono fare, ma proprio di sostenere un'onda di speranza e di rinascita della nostra terra. Certo, certo, ringraziamo tantissimo l'arcivescovo, da buon padre ha accettato noi figli. Andiamo avanti. I temi dello sviluppo del territorio ionico, sintetizzati nel recente documento elaborato da CGL, CISL e UIL, necessitano di un confronto immediato e serrato anche con il nuovo assetto istituzionale della provincia di Taranto. CGL, CISL e UIL dunque avanzano richiesta di incontro al neoeletto presidente dell'ente, Martino Tamburrano. Questioni come gli investimenti pubblici e privati, a partire dal porto che stentano a decollare, il processo di ambientalizzazione dello stabilimento Ilva che evidenzia tutte le sue criticità sulle quali sarebbe importante conoscere i dettagli, il percorso delle bonifiche che costituisce esigenza improcrastinabile per il territorio, l'emergenza sanitaria che richiede urgenti interventi strutturali e di prevenzione, il sistema difesa in tutte le sue articolazioni e il potenziamento del ruolo dell'università e dei centri di ricerca sono, a parere di CGL, CISL e UIL, pilastri fondamentali utili per una programmazione in termini di sviluppo sostenibile ed esigibile per effetto delle risorse finanziarie messe a disposizione.
La situazione sempre più drammatica e complessa in termini economici, sociali e occupazionali del territorio, come da tempo indicano CGL, CISL e UIL, impone scelte non più rinviabili sulle quali è necessario rilanciare un ampio confronto che punti alla ricerca di soluzioni concrete. Cambiamo argomento a Grottaglie. Ieri sera il confronto sul piano di riordino della rete ospedaliera con l'assessore regionale al ramo Donato Pentassuglia, fari accesi su razionalizzazione dell'offerta e abbattimento delle liste d'attesa. Il nostro servizio. L'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia, a Grottaglie ha illustrato il nuovo piano di riordino della rete ospedaliera che il responsabile regionale sta discutendo con le organizzazioni sindacali e i sindaci del territorio. Obiettivo è la razionalizzazione della rete ospedaliera. L'assessore Pentassuglia non ha deluso le attese della comunità grottagliese, confermando che il nosocomio sarà potenziato con 12 posti letto in più. Sto ascoltando il territorio, presentando la bozza che sta avendo una discussione ai diversi livelli. Oggi ho incontrato i capigruppo, sono stato già a Lecce, confronterò in maniera aperta il piano con il territorio, tutta la rappresentanza dei sindaci, del partenariato, dei sindacati, degli operatori, perché siamo in una fase di svolta. Dopo aver sottoscritto il patto della salute, dopo aver vinto la battaglia di uscire dal piano di rientro entrando nel programma operativo e sbloccando le prime assunzioni, penso che questa rimodulazione sia un'occasione per tutti di confronto. Non ho fatto la delibera di giunta preventivamente per poi metterla in discussione. Questo ho visto apprezzare anche stasera dagli interlocutori questo nuovo metodo di costruire dal basso la iniziativa politica che coinvolge i territori e i cittadini. Quindi mi sento di rassicurare Grottaglie, perché non solo non perderà il punto nascita, ma avrà una implementazione dei posti letto alla pari, oltre ai servizi, degli altri presidi della provincia di Taranto, perché in questa fase ho già rimodulato l'offerta sanitaria, che non è più pari al 2,6 per mille posto letto abitanti, cosa molto richiamata in passato e sul cui abbiamo argomentato in maniera forte politicamente, ma stiamo oltre il 3 per mille posto letto abitanti, a cui si aggiunge il privato accreditato che viene confermato tutto ed integrato nella fase pubblica. Per cui ci sono le condizioni davvero, stanti anche le deroghe di personale che ho dato già il 6 agosto, per iniziare a dare risposte vere. Adesso sta a tutti noi qualificare l'azione dei servizi, aiutando gli operatori, ma stanando anche coloro i quali, in maniera impropria, inopportuna, inappropriata, utilizzano leve che fanno disamorare le persone. Mi riferisco, per fare nomi e cognomi, alle liste d'attesa, che sto attenzionando particolarmente, perché secondo me sono un grande bluff e si può incidere pesantemente, ma se seriamente e realisticamente, ed anche sulla spesa che riguarda tanto i farmaci quanto la inappropriatezza delle prescrizioni. Per cui è una partita aperta, ho pochissimi mesi a disposizione, però ci sto mettendo anima, cuore e passione, mi auguro, ma vedo che la gente sta apprezzando che la costruzione dal basso aiuti tutti anche a legittimare le scelte e a dire che c'è una politica del fare, c'è una politica diversa e insieme si possono traguardare nuovi risultati. Cronaca nera, rapina ieri sera ad Avetrana, alle 19 circa in via Piave, due individui travisati da passamontagna, di cui uno armato di fucile a canne e mozze, hanno fatto irruzione all'interno di una farmacia e sotto la minaccia dell'arma si sono impossessati della somma contante di 400 euro. Terminata l'azione delittuosa, poi si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso a cura dei militari della locale stazione, coadiuvati dal nord della compagnia Carabinieri di Manduria. La vicenda Ilva potrebbe essere ad uno snodo decisivo, ma sono tanti gli interrogativi. Il senatore Tomaselli auspica che dall'audizione di mercoledì possano arrivare informazioni più dettagliate sulle relazioni industriali in corso. Sentite. Il senatore Salvatore Tomaselli, capogruppo PD in Commissione Industria, interviene sulle questioni relative all'Ilva e dice: siamo ormai allo snodo decisivo di una lunga e complessa vicenda circa il futuro del più grande impianto siderurgico d'Europa. Seppur ancora agli atti preliminari di un'operazione certamente complessa, è senz'altro importante che si torni a parlare di piani industriali rivolti al futuro dell'azienda, anche grazie a così significative manifestazioni di interesse internazionali. E quanto il PD auspicava da tempo, e perciò cercheremo in ogni modo di favorire un'esigenza
esito positivo, sempre con lo sguardo rivolto ad una continuità produttiva che possa salvaguardare il futuro occupazionale di migliaia di lavoratori e capace di garantire pienamente un'opera di risanamento ambientale già in corso a Taranto. Di tali prospettive discuteremo con il commissario straordinario dell'Ilva, Piero Gnudi, nel corso dell'audizione che abbiamo promosso assieme al presidente Mucchetti e che mercoledì terremo presso la Commissione Industria di Palazzo Madama. Da tale confronto auspichiamo, continua Tomaselli, possano venire al Parlamento informazioni più dettagliate sulle relazioni industriali in corso e sulla stessa attuazione dei provvedimenti di legge in campo ambientale assunti nei mesi scorsi. Intanto l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Rosa D'Amato punta il dito contro l'ennesimo danno ambientale causato dall'Ilva, dalla città pugliese. Le autorità italiane rispettino la legge, dice, e notifichino alla Commissione europea i dati reali dello sversamento di liquido e olio lubrificante avvenuto lo scorso mese di settembre nel Mar Grande di Taranto. Temiamo, aggiunge l'eurodeputata, che lo sversamento in mare di 60.000 litri di questo liquido inquinante sia stato sottostimato. I cittadini vogliono essere rassicurati sulla tempistica dell'intervento e sull'efficienza dei sistemi di sicurezza. Siamo preoccupati, conclude Rosa D'Amato, per la nomina confermata ieri al Parlamento europeo dai gruppi popolari e socialisti del nuovo commissario a energia e cambiamenti climatici. Il mandato del commissario all'ambiente, Potocnik, sta per scadere e, viste le sue attenzioni alla problematica Ilva, ci auspichiamo che esprima al più presto il parere ragionato. Se il dossier Ilva fosse affidato a Miguel Cagnete, saremmo alla commedia dell'assurdo. Un ex petroliere, con nessuna sensibilità verso la tutela dell'ambiente e della salute, dovrebbe vigilare sul rispetto delle regole Taranto. Anche a Taranto questa mattina, corteo degli studenti, lo abbiamo seguito il servizio. Anche gli studenti tarantini hanno aderito in massa alla manifestazione nazionale di protesta per le scelte del governo Renzi riguardanti la scuola pubblica, che rischiano di compromettere il diritto allo studio sancito dalla Costituzione. Lungo il corteo partito dall'Arsenale, che si è snodato per le vie del centro, raggiungendo la sede della provincia in via Anfiteatro. Una delegazione di studenti ha chiesto un incontro al neopresidente Tamburrano per esporre la situazione critica in cui versano diverse scuole tarantine. Sì, questa è una manifestazione a livello nazionale organizzata dall'UDS e l'Unione degli Studenti, a cui abbiamo deciso di aggregarci e scendere in piazza. Noi ovviamente lo facciamo anche rivendicando dei temi locali oltre a quelli nazionali. E purtroppo oggi qui la condizione in cui versano tante scuole è per certi versi anche pessima. Ci sono alcuni ragazzi che sono costretti a vivere in aule pollaio, cioè con sovraffollamento, oppure sono relegati per esempio negli sgabuzzini o negli spogliatoi. Altre scuole dove non hanno la palestra, dove non hanno un'aula magna, e noi siamo scesi in piazza per tutto questo. Ovviamente dopo il corteo avremo una delegazione di noi, salirà con il presidente della provincia, con il nuovo eletto presidente della provincia, e vedremo di cercare una soluzione a tutto questo. Presenti qui in questo corteo anche i ragazzi dell'Università Tarantina? Sì, oggi ci sono i ragazzi di professioni sanitarie, i ragazzi che purtroppo stanno subendo e vorrebbero spostare la sede da Taranto a Bari, e noi, voglio dire, ci lamentiamo perché a Taranto nel corso di questi anni avremmo dovuto cambiare rotta, perché qui a Taranto, con tutte le patologie, le malattie che abbiamo, avremmo dovuto creare un polo sanitario d'eccellenza, magari con un ospedale anche, e invece non ci danno nemmeno quello. Il diritto allo studio non va compromesso? No, assolutamente no. Se noi siamo in piazza oggi qui è proprio per questo. Chiediamo da anni oramai una legge sul diritto allo studio e continueremo a chiederla fin quando non l'avremo. Situazione particolare, critica, anzi possiamo dire quella dell'istituto Lisippo, perché? Ex Lisippo, ora Calò. Noi veniamo da una scuola che era un condominio e ci hanno sbattuto in un altro condominio, solo più piccolo e più fatiscente. Avevano già sfrattato il Pacinotti da questa sede perché era stata dichiarata inagibile. Non ci entriamo tutti perché le iscrizioni aumentano, come aumentano anche in Nulla Osso ultimamente, ovviamente perché non abbiamo una sede. Ci hanno sdoppiato, ora il biennio è al Fermi e il triennio è in Via Lago di Molveno. Una sede assolutamente non appropriata. Nessuno si interessa, stiamo combattendo da un mese e più, stiamo facendo manifestazioni, ci stiamo provando, però per adesso abbiamo l'incontro in provincia e speriamo di avere qualcosa, ma non siamo molto ottimisti.
Scoperto con una pistola al rione Tamburi è stato arrestato, in manette è finito Andrea Iaia, 25enne tarantino già noto alle forze dell'ordine. Da alcuni giorni i militari dell'arma avevano notato il soggetto entrare con fare sospetto all'interno di un deposito sito al piano terra di un condominio. Era alquanto strana la sua presenza in quel luogo dal momento che alcuni accertamenti espletati avevano evidenziato che quel locale era vuoto. All'interno, ben celata, tra alcuni sacchi vuoti, i carabinieri hanno trovato una pistola semi-automatica calibro 9 ben conservata e priva di matricola. Sequestrata l'arma, il 25enne è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto per detenzione di arma clandestina. La pistola sarà invece inviata agli organi accertatori competenti per verificare se è stata utilizzata nella commissione di qualche delitto. L'approvazione del bilancio di previsione viene ancora rimandata. Forse il Consiglio Comunale non è consapevole delle conseguenze di questo ritardo sulla comunità. A sostenerlo è il consigliere comunale di opposizione Giampaolo Vietri. Scusate. La sospensione dei lavori del Consiglio Comunale di Taranto per rinviare ancora una volta i provvedimenti in attesa di adozione ad una nuova seduta consiliare dà il senso della sufficienza con la quale la massima assise cittadina adempie i propri doveri. A parlare il consigliere comunale di Forza Italia, Giampaolo Vietri, che prosegue così: ancor più grave è il fatto che il Consiglio Comunale rinvii i propri lavori nonostante non si sia ottemperato all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso, il cui termine ultimo era il 30 settembre scorso, già peraltro prorogato con decreto del Ministero dell'Interno. Tutto ciò nell'indifferenza più totale anche dinanzi al sollecito formalmente ricevuto dal prefetto, che a seguito di inadempienza nei termini previsti dal testo unico ha chiesto l'approvazione di questo fondamentale atto entro il termine perentorio di 20 giorni, visto che tale mancanza impone lo scioglimento del Consiglio Comunale. Probabilmente però questo ulteriore rinvio è dettato dall'inconsapevolezza del Consiglio di ciò che comporta per la comunità il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione. Il Comune infatti in questi mesi è stato costretto ad operare in gestione provvisoria, ovvero potendo autorizzare la spesa in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio precedente. Questo ulteriore ritardo, voluto dall'inadempiente Consiglio Comunale, non fa altro che aggravare la condizione dell'ente incapace, senza risorse disponibili, di perseguire obiettivi amministrativi volti ad offrire risposte concrete ed efficienti alla cittadinanza rappresentata. Cronaca nera: i carabinieri del nucleo investigativo di Taranto hanno denunciato in stato di libertà un 25enne incensurato di Taranto, il giovane sottoposto a perquisizione personale in via Machiavelli al rione Tamburi. È stato trovato in possesso di un involucro in cellofan contenente circa 13 grammi di hashish che aveva astutamente occultato all'interno degli slip, nonché la somma contante di 75 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Il 25enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Taranto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Veniamo invece alle foto che ci sta mostrando il regista Giuseppe Stasi. A San Marzano di San Giuseppe i carabinieri hanno arrestato Salvatore Andrisano, 42enne con precedenti specifici in materia di armi, finito in manette in flagranza di reato di detenzione illegale di una pistola clandestina e munizioni. Alle prime luci dell'alba alle porte di casa del pregiudicato si sono presentati gli uomini del NORM, della compagnia Carabinieri di Manduria e della stazione Carabinieri, per eseguire una perquisizione personale domiciliare alla ricerca di armi e munizioni, poiché avevano fondato motivo di ritenere che questi celasse armi illegalmente detenute. I sospetti dei militari non hanno tardato a divenire confermi, infatti l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola marca Victoria modello Fire calibro 6,35 priva di matricola, con caricatore contenente 4 proiettili dello stesso calibro, avvolta in un involucro in cellofan contenente anche 7 proiettili che il 42enne aveva abilmente occultato nell'intercapedine del tavolo in legno della sala da pranzo, stanza in cui venivano rinvenuti anche altri 8 proiettili di arma comune da sparo occultati all'interno di una zuccheriera. Per l'uomo sono scattate le manette. Conclusa la nona edizione di Giovani in Volo, organizzata dal CSV Taranto per avvicinare i giovani al mondo del volontariato. Sentite.
Centinaia di giovani studenti tarantini per un'intera giornata sono diventati protagonisti parlando della loro esperienza di volontariato e solidarietà, di quella straordinaria capacità di donarsi e dedicarsi alla comunità, a chi è meno fortunato e vive un disagio, ma anche al bene collettivo in settori come l'ambiente o il patrimonio culturale e artistico. Questo è Giovani in Volo, quando i giovani si mettono in gioco, l'evento finale del progetto Giovani in Volo del CSV Taranto, che è giunto alla nona edizione, ha lo scopo di promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà all'interno del mondo della scuola, sensibilizzare maggiormente i giovani nei confronti delle problematiche sociali che caratterizzano il territorio ionico e infine offrire agli studenti spunti di riflessione su valori quali la solidarietà, la cittadinanza attiva, l'ambiente e la multiculturalità. È un appuntamento importante questo del volontariato con i giovani, è una giornata che i ragazzi vivono con grande gioia, grande convinzione di poter essere utili agli altri. Il centro servizi del volontariato è vicino a questi ragazzi per una crescita di tutto il sistema Taranto all'insegna della fiducia e della partecipazione. E questa è l'esperienza di Luigi, un giovane volontario tarantino. Ho fatto il percorso con l'associazione Mister Sorriso tramite il progetto Giovani in Volo e onestamente mi è piaciuta molto, ho accresciuto le mie esperienze. È stato molto interessante davvero, perché ci si trova a contatto veramente con la vera natura e la realtà. Cioè, andare in un ospedale a far sorridere i bambini, o non solo i bambini, ma anche le persone adulte, che molte volte la gente pensa solo ai bambini. È vero, sono importanti, ma anche una persona adulta. Io ho trovato persone che non avevano nessuno e sono andato da loro a confortarli insieme a tutti gli altri dell'associazione. Ricorre domenica prossima la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, che ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e di affermare l'importanza di una cultura della diversità contro i tanti pregiudizi che ancora colpiscono le persone con disabilità. Le persone con sindrome di Down, se adeguatamente seguite, hanno potenzialità di autodeterminazione e grandi margini di miglioramento nell'ambito delle autonomie personali e sociali. L'Associazione Italiana delle Persone con Sindrome di Down della sezione di Taranto, sorta nel 1997, rappresenta oggi l'organismo ufficiale di confronto con le istituzioni per quanto riguarda le problematiche e i diritti delle persone Down, con lo scopo di attivare azioni di comunicazione sociale, favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nello sport, essere differenti e normale. Questo lo spot della campagna nazionale dell'AIPD. E adesso le notizie di respiro nazionale nel TG di ADN Cronos. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. A Genova torna l'incubo alluvione, c'è un morto, scuola, studenti in piazza contro le riforme di Renzi, in Siria i nuovi raid americani su Kobane. Il maltempo torna a colpire la Liguria, a 3 anni dall'alluvione del 2011, Genova è di nuovo travolta dalle piogge torrenziali che hanno fatto esondare numerosi torrenti. Si conta una vittima nella zona di Brignole, con le strade allagate e coperte di fango. È polemica sulla mancata allerta, mentre è in corso un nuovo temporale. Studenti in piazza in 60 città italiane contro il Jobs Act e la riforma della scuola. Oltre 100 cortei in tutto il paese. La mobilitazione è stata indetta dall'Udo, Unione degli Studenti Universitari, e dalla Rete degli Studenti Medi. Nuovi raid americani contro le postazioni del cosiddetto Stato Islamico, l'IS, a Kobane, la città siriana a maggioranza curda sotto assedio da parte dei jihadisti da settimane. Sono stati colpiti diversi obiettivi dell'IS. Nel frattempo l'Iran sarebbe al lavoro per convincere Ankara a un intervento per impedire ai jihadisti di occupare Kobane, ormai allo stremo. Torna a salire la tensione a Hong Kong dopo che il governo locale dell'ex colonia britannica ha cancellato l'incontro previsto per oggi con i leader del movimento che chiede la riforma elettorale. I manifestanti hanno quindi convocato nuove proteste d'occupazione, dando per questa sera un appuntamento al centro di Hong Kong per una grande manifestazione contro il governo.
Una coppia di romeni a Roma costringeva la figlia di 12 anni a soddisfare le pretese sessuali di un sessantenne in cambio di soldi e benefici economici. Per i due sono scattate le manette. Stesso provvedimento per un italiano. Sono tutti accusati di sfruttamento della prostituzione minorile e violenza sessuale. La Morussia schiererà un solo pilota nel GP di Russia di Formula 1 in programma questo weekend a Sochi. Il team ha deciso di non sostituire il francese Jules Bianchi, ricoverato in gravi condizioni in Giappone dopo il terribile incidente di Suzuka. Il nostro telegiornale termina qui, alla parte tecnica Giuseppe Stasi e Luca De Vito. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Tra poco la nostra pagina sportiva. Arrivederci.